Buongiorno a tutti e bentrovati a casa mia. Allora, oggi vi propongo una tecnica pittorica con il cotton fioc. Ora badate bene, io so che Daniela ha già proposto un lavoro fatto con i cotton fioc, ma è un lavoro molto diverso. Il lavoro di Daniela che ci consentiva, io mi sono sperimentata, quindi ho provato anch'io di creare delle cose di questo genere, quindi dei fiori, per esempio questo, piuttosto che le ortensie, come ha fatto anche proprio Daniela. Venivano utilizzati però tanti cotton fioc, se ricordate, quindi un bel mucchio di cotton fioc legati insieme con un elastico o uno spago e poi si intingeva nel colore e si andava appunto a creare direttamente la forma proprio qua sul foglio. Oggi invece vi propongo l'utilizzo di un solo cotton fioc. Cosa si può fare con questo solo cotton fioc? Anche in questo caso ci sono più scelte. La prima è quella di utilizzarlo per la classica tecnica del puntinismo che normalmente si fa con, diciamo, i pennarelli. E vi faccio vedere un esempio. Questo, ad esempio, è un albero fatto con, vabbè, il tronco è fatto con del bambù. Qui è stata disegnata e ritagliata la chioma di un albero e poi vedete tutti i puntini fatti con il cotton fioc. Quindi semplicemente si va a intingere il cotton fioc nella nostra tempera e poi si va a puntinare di diversi colori, o dipende dal soggetto, il disegno fatto. La seconda, ed è quella invece che andiamo a sperimentare oggi, tecnica con un solo cotton fioc, è quella abbinata all'uso del pennello. Io vi faccio vedere, giusto per spiegarvi cosa andiamo a fare, un esperimento che ho fatto io. Diciamo la mia interpretazione della Notte stellata di Van Gogh, molto molto interpretata, che è questa, eccola qua. Per farvi capire cosa andiamo a fare, vedete tutti questi segni? Queste righe sono stati fatti proprio con un cotton fioc. Adesso vi spiego come. Allora, si decide il tipo di disegno che si vuole fare, dopodiché ci armiamo di pennello e di tempera, in base al soggetto, in base alla nostra fantasia, decidiamo i colori della tempera. Io adesso vi faccio, facciamo insieme, anzi, il disegno di una balenottera, che io ho deciso invece di essere azzurra, sarà rossa, con il mare e il sole, e vi farò vedere poi l'effetto finale con il nostro cotton fioc. Una cosa molto importante che non vi ho detto è che il cotton fioc, al di là poi della rifinitura che si fa dopo aver passato la tempera, può essere proprio usata come un pennello e ve lo faccio vedere proprio con la balenottera. Io mi sono già fatta il disegno iniziale, andiamo a vedere. Primo passaggio, andiamo a intingere il nostro cotton fioc nella tempera, io ho scelto il rosso. E adesso vado proprio a utilizzarlo come se fosse un pennello, però è molto più semplice. Quindi seguo il contorno che io ho già precedentemente disegnato della mia balenottera e vado. Vedete che si usa proprio come se fosse una penna ed è in effetti molto molto più semplice, soprattutto per chi come me non è bravo a disegnare, è molto più semplice che non andare di fino con i pennelli, quello lo lascio agli artisti. Ecco qua, facciamo il nostro bordo, io poi vi faccio vedere pian pianino tutti i passaggi. Eccoci qua, qui c'è già l'onda del mare e quindi facciamo così. Io ho fatto il bordo della balenottera, adesso possiamo decidere di utilizzare il pennello e poi il cotton fioc, ma io invece voglio farvi vedere che si può comunque colorare la balenottera direttamente con lui, con il nostro cotton fioc. Andiamo a spargere. Qui dipende dall'effetto finale, potete dare dei tratti normali oppure passarlo, vedete il mio movimento, tondeggiante. Non c'è una regola precisa, ognuno si diverte come vuole. L'importante è riuscire a colorare tutta la nostra balenottera. Ecco qui, ci siamo quasi. Vedete che è proprio bello e semplice. Ecco qua. Adesso aspettiamo un momentino, ovviamente, per gli occhi e per la bocca, perché abbiamo la tempera proprio fresca fresca facendolo così insieme. Andiamo a fare una piccola rifinitura qui. Ed ecco fatto. La nostra sagoma di balenottera c'è e pian pianino
asciugherà, eccola qui, tutta con il cotton fioc, vedete? Poi, che cosa esce da qua, della balenottera, dallo sfiatatoio? Gli spruzzi d'acqua. Allora ci armiamo di altro cotton fioc, lo immergiamo in questo caso nel blu e andiamo a creare questi schizzi. Uno qui, qui così. Sapete che schizzano fuori tantissima acqua le balenottere, eh? Ed ecco qua. Passo passo, l'acqua che esce. Poi aggiungeremo occhio e bocca. A questo punto manca il mare, ovviamente. Cosa facciamo adesso? Andiamo a vedere la seconda tecnica. Prendiamo un pennello, poi il mare è ovviamente blu, anche qui potete decidere di dare più sfumature oppure decidere un blu o un azzurro e rimanere su quello. E si parte. Tempera nel pennello, andiamo a disegnare le onde del mare. Ecco qui le nostre belle onde. Possiamo mischiare i colori, possiamo farle dello stesso blu, come ci piace. Però un consiglio, facciamone un pezzettino per volta, abbondando di colore. Perché questa tecnica prevede proprio che ci sia abbondanza di colore. Perché poi noi andremo a creare quelle famose strisce che vi ho fatto vedere prima, con il cotton fioc, quindi se è troppo liquido ovviamente non verrebbero evidenziate. Quindi non facciamo tutto il mare, facciamo questa prima striscia. Io sto mischiando un po' di blu scuro con un blu di tipo diverso, eh? Ecco qui, quindi non è diluita la tempera, per intenderci. A questo punto armiamoci di cotton fioc e andiamo a disegnare le onde semplicemente passandolo sulla tempera. Quindi si fanno dei movimenti, anche qui a piacimento vostro, potete fare delle onde più grandi, delle onde più piccole, è il vostro mare, quindi decidete voi. Vedete che comincia a prendere forma, guardate un po', vedete come risalta? A questo punto continuiamo fino in fondo ovviamente il nostro mare. Se poi avete passato il cotton fioc, avete fatto una riga e non vi è piaciuta, volete modificare, non c'è problema, ripassate di nuovo la tempera col pennello e potete cambiare mille volte il vostro disegno. Adesso spero di non macchiare dappertutto, cosa che peraltro ho già fatto. Mannaggia! Ecco qui. Ed ecco qui. Perfetto. Ci armiamo di nuovo di cotton fioc e riandiamo a fare le onde. Ovviamente più premete la punta del cotton fioc, più saranno visibili queste vostre onde. Io ne faccio ancora qualcuna qua così, ecco qua così e qua così. Se le volete più chiare, quindi più evidenti, basta che tra una passata e l'altra diate una pulita al cotton fioc, ok? Ed ecco qua, il nostro mare è fatto. Ecco qui, ecco il mare. Ci manca il sole, perché è una bella giornata di sole. Allora prendiamo un altro pennello pulito e andiamo questa volta a giocare con un po' di arancione fatto col giallo e col rosso. È anche proprio bello divertirsi a mischiare i colori come si vuole, no? C'è chi lo vuole più giallo il sole, chi lo vuole proprio più rosso, chi arancione arancione. Anche qui più, diciamo, si utilizzano delle tonalità intense, più sarà visibile ovviamente il segno lasciato dal cotton fioc. Con i colori più chiari si vede un po' meno, ma non è che sia brutto come risultato, eh? Ben inteso. Anche qui abbiamo disegnato, colorato semplicemente il sole, andiamo a fargli dei bellissimi cerchi con il nostro cotton fioc. Si parte. Io in questo caso faccio proprio semplicemente, ecco qua, dei cerchi,
Poi, se si vuole, si aggiungono dei raggi. Vedete che io utilizzo semplicemente il cotton fioc per farli, perché si può davvero usare come pennello. Ed eccolo qui. Adesso io ci provo a fare l'occhio e la bocca alla balena. Speriamo in bene, perché in realtà dovrebbe ancora asciugare. Però non mi piace proprio vederla senza occhio. Almeno l'occhietto. Vediamo se è una micro bocca. Ma sì. Ovviamente voi aspettate che si asciuga. Ed ecco qui l'opera fatta con il cotton fioc. Spero che si veda bene anche il sole. Con la luce un po' così. Però vedete come risaltano proprio rispetto alla balena che è in tinta unita. Vedete come risalta il mare o come risalta il sole con questi cerchi fatti con il cotton fioc. Davvero, è secondo me molto semplice da fare, ma è molto d'effetto. Non vi preoccupate, non è che necessariamente dovete fare la notte stellata con questa tecnica. Potete sbizzarrirvi in miliardi di modi. Io vi faccio vedere veramente delle cose molto molto semplici come questo fiore. È un fiore semplicissimo, ma vedete con questa tecnica come tutti gli elementi vengano comunque più evidenziati, no? Rispetto alla pittura normale. Vi faccio ancora vedere quest'altro sole che avevo fatto, qui sono le prove, no? Chi ama i cuori, e sono tanti tra voi, ci sono anche i cuoricini da fare. Io qui ho fatto una farfalla, un uccellino, e li ho fatti proprio solo con il cotton fioc. Qui non è stato usato neanche il pennello. E l'ultimo esempio, ho creato due nidi e un uccellino sempre solo facendo dei cerchi semplicissimi, perché io non sono capace a disegnare, intinti nel colore con il cotton fioc. Vedete, poi si aggiunge a pennarello qualche particolare, però davvero avete modo di fare tantissime cose con un semplicissimo cotton fioc. Ora io riprendo in mano il nostro lavoro, la nostra opera, perché l'abbiamo fatta insieme, e quindi io e questa bellissima balenottera che è già al mare vi salutiamo e vi diciamo a presto. Buona giornata!